dominante, eccetera. Se invece esce lo stesso pattern del 6, cioè superiore ma di poco, se arriva qui è grosso che cola, chiudiamo tutto. E se invece uscisse qui un dato totalmente in opposizione a questo, tutti più o meno saranno un po' presi alla sprovvista. Mancano 3 minuti, quindi tra un po' mi zittisco e metto gli ordini. Tutti più o meno saremo un po' presi alla sprovvista, e quindi se per dire entriamo, facciamo un po' tutte le ipotesi, se entriamo short qua e lui cincischiasse e vediamo il dato buono, si chiude subito, non si sta lì a sperare. Se poi crolla, amen, perché è troppo il rischio di essere presi tutti alla sprovvista che faccia questo, ok? Se invece esce molto forte e non siamo dentro, leviamo l'ordine, evidentemente. E comunque, vabbè, siamo qui, insomma, ne parliamo. Quindi io adesso metto l'ordine. Boh, non vedo domande, quindi dovrebbe essere tutto chiaro. E quindi ci proviamo, insomma. Quindi ordine debordante. Io direi un 10 pips sotto. A livello grafico, da qui a questo minimo ci sono 10 pips più o meno. Adesso ce n'è un po' di più. A quest'altro ce n'è 17, è troppo, perché 10 pips statisticamente bastano. Nel senso che se ti prende parte, boh, non devi star lì a pensare di... 10 bastano, insomma. 2 minuti. E quindi adesso ovviamente dobbiamo un po' un attimino rincorrere la quotazione e togliergli sempre 10 pips, quindi adesso è a 92, lo metto a 82 e metto già subito anche lo stop loss. Ricordatevi, uno stop loss di uno short, quindi 10 pips sopra più lo spread, quindi tipo adesso 94, ovviamente lo inseguiamo. E tra un po' facciamo il conto alla rovescia. Quindi lo stop loss io lo metto già un pelo più su, in maniera tale da cliccare subito, perché è più importante per me entrare. Poi se mi becca a 10 o a 15 va bene uguale, insomma. Quindi adesso è 94,8, 95, lo metto a 5 lo stop loss, 1,31,5 sta salendo, 97 lo metto a 7 più lo spread, quindi lo metto per adesso intorno ai 12 più o meno. Poi lo adeguo dopo, perché non posso adeguarlo sul dato. Sul dato devo adeguare. Quanto manca? Meno di 20 secondi. Quindi stiamo pronti. Adesso è 95. Ok, io l'ho messo perché. Ok, occhio, occhio, e siamo già entrati stop, va bene, vediamo subito il dato, attenzione, attenzione, lasciate correre, 2,36, lascia correre, va bene, ok, si può splittare e tenere, basta, finito, questo è il trading sui dati macro.